Seconda edizione di Passatempi e Passioni, siamo in Fiera Forlì, Claudia Lugli, l'organizzatrice della Blue Nautilus, veramente il regno delle donne, della creatività, della fantasia, ma accessibili davvero a tutti. Sì, è la maratona degli hobby creativi femminili, direi quest'anno ancora di più, perché ci sono un centinaio di espositori, 10.000 metri quadri dedicati completamente alla manifestazione e più di 600 fra corsi e appuntamenti che si svolgeranno qui in Fiera Forlì da oggi fino a domenica 30 ottobre. Sono veramente tantissimi e in fiera la peculiarità è che si viene sia a comprare il materiale per creare, ma soprattutto si viene a fare. Per cui le arti, perché forse passatempi e passioni lo sminuisce un po', qui parliamo di vera e propria arte, spazia diciamo da quelle più tradizionali che possono essere il ricamo, la maglia, l'uncinetto, il macramè e altre tecniche, a invece quelle più creative, oppure in questo caso appunto abbiamo la maglia ma declinata in una maniera veramente molto moderna e contemporanea. Non poteva mancare il concorso di Halloween, visto che oramai insomma siamo alla vigilia del 31 ottobre, qua ci sono tante idee e la tecnica era libera, per cui abbiamo bigiotteria, abbiamo decori, quadri, borsettine alle nostre spalle, tovaglie, centretavole, tutti dedicati appunto a questa nuova festa che però sta avendo grande successo anche qui in Italia. L'altro concorso invece è quello dedicato al ricamo e al merletto, si chiama Colazione da Tiffany, perché comunque le creative erano invitate a presentare una tovaglietta all'americano, un set da colazione composto da tovaglie e tovagliolo. Anche qui abbiamo avuto grandissima partecipazione e lavori molto diversi fra di loro. Secondo me sarà difficile decretare i vincitori. Siamo nello stand dell'ATMI, dove il sogno di ogni bambina, ma di ogni bambina di tutte le età, diventa realtà. Come potete vedere ci sono delle miniature, delle case di bambole, degli oggetti veramente straordinari che non sono giocattoli ma sono vere e proprie creazioni d'arte, dove la manualità raggiunge una precisione incredibile e riescono a creare in scala 1 a 100 dei dettagli straordinari. Naturalmente non poteva mancare il Natale, anche perché siamo a fine ottobre e si comincia a pensare a quelle che possono essere le idee regalo più innovative e come decorare il proprio albero, la propria tavola, un presepe. Qui a Passatempi e Passioni trovate appunto tantissime idee per decorare e per fare i vostri regali. E naturalmente il paradiso delle signore, qui c'è la possibilità di fare ognuna il proprio decoro, le proprie collane, borsette, ci sono fiori di feltro, ci sono perline per poter fare appunto dei gioielli, dei bijou veramente one of a kind, ognuno di un tipo diverso, potete scegliere i colori e tutte le fogge che preferite. Parlavamo prima appunto della grande tradizione, dei grandi saperi, delle arti femminili e naturalmente a Passatempi e Passioni non poteva mancare il tombolo, qui vedete l'Accademia dei Lavori Femminili che sta facendo delle dimostrazioni e dei lavori veramente bellissimi. Guardate quante cose favolose si possono fare con un semplice filo. Siamo nello stand di Fiori di Chincoglio che fa dimostrazioni di creazioni con il filo finlandese. Naturalmente non può mancare la cucina, è con l'intaglio creativo, tecnica thailandese, come vedete un hobby non solo per signore ma per tutti, anche per gli uomini.
Siamo nel cuore di Passatempi e Passioni, che è la grande area dedicata ai corsi e ai laboratori che si svolgeranno ininterrottamente per 3 giorni di manifestazione. Le tecniche toccate sono davvero tutte, basta guardare, lasciarsi trascinare e provare qualche cosa. Cioccolata, che passione! Con Tommaso ci sta illustrando tutte le praline, quello che possiamo fare con il cioccolato, e oltre che bello, buonissimo! Working all day for a mean little man with a clip on tie and a rub on tan. He's got me running around the office like a dog around a track. But when I get back home, you're always there to rub my back. Hey, Julie, look what they're doing to me, trying to trip me up, trying to wear me down. Julie, I swear it's so hard to bear it, and I'd never make it through without you around. No, I'd never make it through without you around. Hours on the phone making pointless calls. I got a desk full of paper that means nothing at all. Vi abbiamo raccontato solo un centesimo di tutto quello che potrete trovare a Passatempi e Passioni fino alle ore 19 di domenica 30 ottobre. Noi siamo qui e naturalmente vi aspettiamo. Far away from each other every day. Why must I spend my time filling up my mind with facts and figures that never add up anyway? They never add up anyway. Working all day for a mean little guy with a bad toupee and a soup stained tie. He's got me running around the office like a turtle on a wheel. He can tell me what to do, but he can't tell me what to feel.